Jimbo, Ellina, Maianghino, buongiorno. Allora, iniziamo questa settimana, lunedì. Alcune notizie importanti provengono dalla Francia. Il voto per le amministrative vede un'affermazione della destra francese e pare che si tratti proprio di un voto piuttosto di protesta nei confronti dell'euro. L'euro come lo consideri, su o giù? Ecco, anche te, insomma, mi sa che fai parte dell'ultradestra, vecchio birbone. Allora, andiamo avanti. Altra notizia, questa è Repubblica. Il governo accelera sul documento di programmazione economica finanziaria. Il governo accelera sulla rimessa a punto dei documenti di economia e finanza per assicurare, come promesso, 80 euro extra in busta paga a maggio. Lo staff di Renzi e del ministro dell'economia Padoan sta lavorando sull'ipotesi di un bonus da rendere evidente e visibile tra le voci dello stipendio al posto delle detrazioni. In effetti, sì, verrebbe mescolato in quell'altro modo. Intanto Premier attacca con fiducia CGIL. Squinzi e Camusso sono una strana coppia e sono contro i cambiamenti. A me interessa il consenso delle famiglie italiane e non delle associazioni. E conferma il taglio ai compensi dei manager. Ecco, bravo. Quelli soprattutto tagliali, perché uno come Scaroni, indagato per corruzione in una società monopolista come l'Enel e l'Eni, sinceramente 6 milioni e rotti di euro, questo deve andare in galera, come diceva il povero Bacardi, vero? Scaroni, che diciamo? Ah, ecco, noi ci dà tre morsi a quel gonfio, a quel totano. Andiamo avanti. Fatto Quotidiano, invece, stamani picchia sul caso Moro, mamma mia. Lettera firmata da parte di un ispettore di polizia che dice: i servizi aiutarono le BR. Vabbè, questo lo pensavamo, però questa persona proprio a questo punto testimonia nomi, cognomi, fatti, ore e modalità di come avrebbe aiutato il comando ad agire indisturbato. Sinceramente, anche se è passato molto tempo, è una bruttissima, bruttissima cosa per il nostro Stato. Il Pisa ricambia allenatore, qui siamo a testa spalletta, e qui, eccolo qua, Piazza dei Cavalieri, vendono alcolici in carrelli della spesa, fermati. Due personaggi del Bangladesh, caro mio, quindi dalle parti dell'India, con due carrelli della spesa, carrelli tipo quelli che noi usiamo quando andiamo a fare la spesa, sai, lì praticamente in piazza i cavalieri si avvicinano, partono, vanno nel centro della piazza, chiamano la gente e vendono le bottiglie di alcolici e superalcolici per fargli fare ora quelle scommesse che fanno. Quindi questi due imbecilli lo facevano innanzitutto indisturbati, perché secondo me non era la prima volta, e poi è una cosa normale anche per quegli altri. Insomma, lì frequentata per lo più da studenti, ragazzi, ma questi studenti, ma che cazzo studino? Che studiano un po' di più e non rompano le palle alla gente. Sti due diamoli dupedate e rimandiamoli da dove sono venuti, tanto c'è poco da fare. Capodanno, vedi, ora mi è sparita addirittura. Comunque il Capodanno pisano è partito un pochettino sotto l'acqua, però ci sono tutta una serie di eventi che porteranno Pisa nel 2015. Tu che dici, sei contento? Sì. Salutiamo tutti, dai. Ciao raga, è lunedì.